preparo per decollare! Geco, che cosa fai? Eh? Vuoi provare a volare, eh? Ecco, forse un genio può aiutarti! Mancato! Hai preso solo le mie ali! Wow! Ora sì che posso volare! Ma non nella direzione in cui voglio! Ragazzi, aiuto! Vai, gufetta! Tieni duro, Geco! Sto arrivando! Grazie, gufetta! Figurati, ma volare non è la scelta giusta! Perché non hai usato il mimetismo? Il mimetismo? Davvero? C'è sempre un modo per risolvere i problemi. Oh! Che succede? Ti ho presa, pennuta! Ecco che succede! Finalmente, una via per scendere! Non ci arrivo! Usa le ali per contrastare la forza antigravitazionale! Sono troppo leggera! Non riesco a controllarle! Un super pigiamino a terra! O meglio dire, in aria! Ne mancano due! Dobbiamo sconfiggere Romeo e salvare Gufetta! Io vado dietro a lui! Tu salva lei! Super gatto balzo! Ma io non ho i poteri adatti! Pensa, Geco, pensa! Volare come Gufetta non ha funzionato! Forse potrei saltare come Gatto Boy! Ma io ho le zampe da lucertola! Non posso saltare come un gatto! Ma la gattomobile può! Mi catapulterò verso Gufetta, aprirò il tettuccio e la prenderò! Per tutti i camaleonti, ora si parte! Oh, gattapulta! Afferra la mia mano, Gufetta! Potete correre, ma non potete nascondervi, piccoli super pigiapelle! Non prenderemo mai Romeo con queste. Sì, invece. Volerò lassù e lo farò scendere. E tu con la tua gatto velocità trascinerai la bici di Geco. Giusto. Così afferrerò il gufagliante con la mia super forza. Sì! Gatto Boy! Questa bici non può lanciare palle appiccicose né ruggire spaventosamente. Io ritorno alla gatto mobile. Che ne sarà del piano? Atterra subito, Romeo! Ti ho catturato! Con la bicicletta! Nei tuoi sogni, pennuta! Tu sei quella che atterrerà! Romeo è esattamente dove volevamo che fosse! Gatto Boy, Geco, ora! Ora? Ma sono da solo! Ci serve Gatto Boy! Ancora un altro po'! Addio, Super Pigiapesti! Geco! Dov'è finito Gatto Boy? Proviamo con... questo verde. No, no, no! Gatto Boy, eh? Ci serviva il tuo aiuto, Gatto Boy. Romeo è scappato. Io stavo per aiutarvi con la mia fantastica gattomobile. Eccolo che arriva, nascondetevi! Il gufagliante non è niente male, ma forse qualcos'altro potrebbe andare meglio. Ambarabacci, ciccocò! Qual è la prossima che prenderò? Ninja, ninja, ninja! Non suonate troppo forte, altrimenti non mi si sente! Oh? Allontanatevi! Di più! Ancora un po'! Ancora! Perfetto! Allora, dove ero rimasto? E one, e two, e one, two, three, four! Sono una pop star! Ninja, ninja, ninja! Jackie Guizzanti! Il soffitto del museo è di vetro! Se continua a cantare lo farà in mille pezzi! Lo ha detto lui stesso! Non può suonare senza una band! Quindi, dobbiamo riprenderci quegli strumenti. Ninja, ninja,
Oh, non voglio assolutamente suonare davanti a tutti domani. Ma devo fare qualcosa. Oh. Ho un piano. Ora che i mini ninja non possono essere visti dal ninja della notte, userò il super gatto balzo per lanciarmi su di loro e intrappolarli con questa rete. E mentre Gecko li tiene occupati, io mi lancio in picchiata e afferro gli strumenti. Nessuno ci impedirà di suonare al concerto. Il concerto? Ah! Gatto Boy! Gatto Boy, sta attento! Muscoli da Super Gecko! Il ninja cantante! Avanti, forza! Le super pigiapesti! Mangiate la mia polvere! Gecko! Stai bene. Ma perché non hai preso la scatola? Era davanti a te. Non importa, ci riproveremo. Ma non capisco perché Romeo abbia preso la tua voce. Pigiamini! Gecko! Ti è tornata la voce! Gattaccio e testa di piume, non siete molto svegli. Ehi! Perché ci chiami così? Sei il mio eroe! Romeo! Oh no! Non solo Romeo non ha ancora restituito la voce a Gecko, ma la sta persino usando! Alla gatto mobile! Non riuscirete a prendermi! Perché siete solo degli sciocchi altruisti! Non capite quali sono le cose importanti! Non come Romeo! Lui è un grande genio! Sì, un genio! Non come me, che sono una insignificante lucertola con le zampe storte e appiccicose! Lucertola con le zampe storte! Io sono un genio nell'inventare insulti! E quando il gattaccio e la testa di piume reclameranno la voce della lucertola, mi prenderò anche le loro! Quando le voci di tutti i super pigiamini saranno mie, non potranno organizzarsi e non mi fermeranno più! Che piano brillante! Oh, grazie! Penso anch'io che sia un ottimo piano! Bene, Gecko, noi ci occupiamo di Romeo. Tu pensa all'apparecchio! Per favore, magnifico genio Romeo! Signor super genio, cervellone gigante! Più sapiente dei dotti! Potremmo riavere la voce di Gecko! Ci servirebbe davvero molto! Allora, qual è il piano, Gatto Boy? D'accordo. Tu distrai Ninja della Notte. Mentre tu ti mimetizzi e ti avvicini, io volerò da... Non sopporto che usi la spada del maestro Fang. Gliel'ha rubata. È vero, ma... Gatto Boy, no! Per tutti i rettili. Non sarai mai bravo quanto il maestro Fang, Ninja della Notte. Restituisci la spada a noi. Oh, via con lo show. Torna subito qui. Che possiamo fare? Oh, svelto! Dobbiamo aiutare Gatto Boy! Super gatto balzo! È l'ora della nanna per i super pigia bimbi! Boy, arrabbiarsi non serve a nulla! Sì, è vero! Resta calmo come il maestro Fang! Smettetela di dirmi di restare calmo! Mi arrabbio quanto mi pare! Occupatevi dei mini ninja mentre io recupero la spada! Ninja della notte! Che cosa? Incredibile, Gatto Boy si è arrabbiato con noi! Lo so! Ehi! Il maestro Fang è molto meglio di te! Ah, davvero? Il maestro Fang sa fare questo! Oh no! Aiuto! Cancella subito questa registrazione! Non toccarla, è mia! Tenete duro!
Amai e Greg, l'incredibile gatto boy è tornato a salvarvi! Super gatto a velocità! Gatto boy sta certamente tornando qui a liberare i suoi amici, quindi occhi aperti! Guarda, hanno preso la gatto mobile di gatto boy! Che gli avranno fatto? Doveva farsi aiutare! Noi siamo utili, anche senza i nostri poteri! Ma non chiuso in gabbia! Dammi il tuo fermaglio, qui ci sono delle viti! Voglio provare a toglierle! Ragazzi, che state facendo? Cerco di svitare le sbarre per uscire! Non dovete uscire! Senza i vostri poteri siete più al sicuro qui! Ma ce l'ho quasi fatta! Manca solo una vite! E non sono serviti i superpoteri per svitarle! No, aspettate! Vado a prendere i vostri pigiamini! Oh! Gatto Boy, prendi la roba gufetta! Ops! Ora ci hanno scoperti, Gatto Boy! Non preoccuparti, attirerò i robot lontano da voi! Super Gatto Balzo! Ah, beh, almeno ho ancora questo! Eh? Ha usato il Super Gecko Mimetismo! Credevo di averlo perso! È stato gentile da parte tua ritrovarlo, Gatto Boy! Adesso che ho il pezzo mancante, posso attivare il mio robogacco! E nessuno potrà più fermarmi! I super pigiamini sono finiti! Finiti! Devo fare qualcosa! Sì! Ben fatto, Gatto Boy, ma adesso ti aiutiamo! Vi servono i poteri! Vado a prendere i pigiamini! Una volta premuto il pulsante, il mio ultimo robot sarà pronto! Non ce la farai, Romeo! Nessuno di questi oggetti è come la statuetta lunare! Continuate a cercare! Non puoi darle semplicemente quello che vuole! No! La statua gufregalo è mia! Ok, allora facciamo un tentativo! Super gatto a velocità! Avanti, falene, non abbiamo tuta... Cosa? Ehi! Che sta succedendo? Tutte le porte sono chiuse, Lunetta! Sei in trappola adesso! Come no? Luna Board! No! Prendilo! Lunetta e le falene sono scappate! Ma non hanno rubato niente qui! A parte il mio gufo regalo! L'ha preso lei! Non possiamo fare finta che tu gliel'abbia regalato? No, direi di no. Oh, sembra che a Lunetta non interessino più queste cose. Non capisco perché nessuno vuole questo gatto. Riportiamo tutto nella nostra classe. Così tutti saranno di nuovo felici. A parte me, il mio gufo regalo non è qui. Io entro e vado a riprendermelo. C'è una specie di campo di forza qui. Avrò bisogno del vostro aiuto per riprenderlo. Sei sicura che non glielo vuoi regalare? Lunetta ha rubato il mio gufo. Non si merita che glielo regali. Ok, fallo uscire dalla tana. E io provo a vedere se riesco ad entrare. Ehi, Lunetta! Oh. Aspettatemi, ragazzi! Oh. 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 Ma che succede? Super pigiamini, quella torta è mia. Ciao! No, aspetta! Che cos'altro vorresti? E se facessimo un altro gioco? O forse stavolta hai paura di perdere? Paura? Bene, allora facciamo il gioco delle sedie e chi vince avrà... Wow! I palloncini del maestro Feng, splendidi! Mi faccio eliminare al primo giro, così posso riprendermi la torta. Voi tenete impegnato il ninja della notte. Insomma, non dovete vincere. Palloncini, palloncini! Va bene, Gatto Boy! Sì, d'accordo! Aia! Allora,
Quando la musica si ferma, ognuno di noi dovrà sedersi qui, se trova la sedia. Musica! Aia! Aia! Hai perso, sei eliminato. Oh, ma com'è possibile che sono così sfortunato? Non batterai mai il ninja della notte! Super presa rettile! Giochiamo! Ops, questa sedia è occupata! Ah, arrivederci, gallina! Anche tu sei fuori! Oh, piume svolazzanti, non vale, sei troppo bravo! Secondo me come marionetta è perfetto! Oh no, lo sveglierà! Dobbiamo fermarla! Perché le butti a terra? Sono marionette! Guarda quanto sono forti! Forza, marionette! Fate un balletto e dite ciao ai miei amici! Non ti avvicinare! Non si può svegliare un sonnambulo! Ma lo sveglierò, tranquilla! Però vorrei tanto giocarci un po'! Vieni da Lunetta, bella marionetta! No! No! Spostatevi! Geco, c'è bisogno di te! Metti via le marionette! Arrivo subito, ragazzi! Andiamo, marionette! Ora devo aiutare i miei amici! È tutto mio adesso! Alida super gufetta! Super gatto balzo! Ti ho preso, bella addormentato! Ecco, brave! State sedute qui, comode e al sicuro! Eccomi, arrivo! Guardatelo! Si muove come un vecchio e lento dinosauro! Un dinosauro che russa! Credo proprio che lo chiamerò... Russosauro! Wow! Lunetta è brava! Lo muove proprio come se fosse una marionetta! Geco! Dobbiamo toglierle il Luna Magnete e non possiamo svegliare Cameron! Non sarebbe fra le sue grinfie se non avessi perso tempo con le marionette! Allora, sei con noi? Sì, è vero! Scusate! Bene! Pronti, Pigia Masks? Vento da super gufetta! Cosa? Ah! Andate via, balene! Il mio Luna Magnete! Ridammelo! Forza, Cameron, torniamocene a letto. Però io non so come funziona questo coso. Wow! Geco, che stai facendo? Porto in salvo Cameron. Guardate! Sono il russo sano. Piano, piano, me ne torno a letto. Avanti, da questa parte. Ops. Scusa, di qua. Geco! Stai perdendo tempo! No, va bene così! Metto in salvo lui e le marionette! Lasciami! Non riesco più a tenerla! Prendiamo la Geco mobile! O il gufaliante, così vedremo lo squalabus dall'alto! O la gatto mobile, così ci muoveremo super velocemente e lo raggiungeremo in un attimo! Non posso scegliere io oggi? Così vedrete che anch'io so farcela da solo! Non pensiamo che tu non ne sia capace, Geco! È solo che... Va bene, d'accordo. Prendiamo la Geco mobile. Alla Geco mobile! Ehi, questo stavo per dirlo io! Scusa, Geco. Io volevo solo aiutarti. Grazie, ma non ho bisogno d'aiuto. La forza, la collosità e il mimetismo della Geco mobile sono tutto quello che serve. Ma i super pigiamini si aiutano a vicenda! Tenetevi forte! L'abbiamo perso. Forse con la gatto mobile saremmo riusciti a raggiungerlo. O se avessimo preso il gufaliante avremmo potuto seguirlo dall'alto. Udito gatto! Vista gufetta! Oh, serpenti sibilanti, ci deve pure essere qualcosa alla mia portata. Luci in movimento verso la piazza principale! Va bene, posso seguirle! Aspetta, Geco! Gufetta, seguilo in volo! Io vi raggiungerò con la mia super gatto velocità! Super mimetismo della Geco mobile!
ninja, però più piccole. Può anche avere dei piedi piccoli, ma se si tratta di un mini ninja allora è pericoloso. Già, essere piccoli non vuol dire che non si possano causare dei guai seri. Guardate me. E se è un mini ninja, puoi star certo che il ninja della notte sta per combinarne uno. Non lo so, Gatto Boy, forse... Un mini ninja! È un piccolo, piccolo mini ninja! Sì, è piccino, piccino! È anche molto, molto carino! Non è carino, è sempre un mini ninja! Ma sembra così impaurito! Va tutto bene, non aver paura! Secondo te che cosa dice? Non ne ho idea. Forse ci chiede aiuto. Se è nei guai, dobbiamo aiutarlo. No, sarà stato il ninja della notte a mandarlo. Ricordate che ha fatto al mio banco? Forse non sa dove si trova. Forse si era perso a scuola e ora si è perso qui. Perché ti trovi qui? Davvero ti sei perso? Non ti capisce, Gatto Boy. Oppure cerca solo di ingannarci. È del tutto inutile parlare con lui. Dobbiamo portarlo fuori di qui. Gatto, ma gli sei simpatico. No! Ciao, ciao, ciao! Vieni qua, devi uscire adesso. Oh, smettila, non ho voglia di giocare ora. Ecco! Col microfono dorato il mio cuore accontentato. La 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 la. Jackie Guizzanti, Lunetta ha rubato il microfono d'oro per poter fare un concerto tutto suo. Così le falene possono cantare con lei. Beh, io vado a recuperarlo. E se uno di voi farà qualcosa di grande per aiutarmi, forse potrei decidere a chi regalare il biglietto. Non ti lascerò andare da solo, perché a questo servono gli amici. Cosa? Super Jacko Mimetismo. La 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 la. Ehi! Sembrerebbe quella sciocca lucertola! Prendi questo, gallina! Super gatto velocità! Restituisci subito quel microfono, lunatica sciocchina! Ho la coda bloccata! Mai! Io non posso andare al concerto di Jaden Houston! Così non ci andrà nessuno! Col microfono dorato io faccio quello che mi va! Ma dove l'avrò lasciata? Jacko! Che puzza! Dobbiamo andare via da questo tanfo! Saliamo sulla Jacko mobile! Ma dov'è? Non l'hai persa, vero Jacko? Ovviamente no! Ciao super pigiamini! O forse dovrei chiamarvi Pigia Puzzolenti! Il mio marchizzatore entra in azione! State pronti per la super puzza! Possiamo affrontare la puzza, Pigia Masks! Non abbiamo bisogno della Jacko mobile per fermare Romeo! Queste uova puzzano anche più di prima! Ma certo, micetto mocciosetto! Perché il mio marchizzatore le rende sempre più marce e puzzolenti! Sarà meglio metterci al riparo nella Jacko mobile! Sì, dov'è Jacko? Ma dai, non ce n'è bisogno! Nascondiamoci, tipo... qui! No, meglio qui! Anzi, è meglio qui! Quassù! Ma noi non possiamo mimetizzarci! Ma le sfarfallate!
Dobbiamo andare via da qui! Oh, scappa! Oh, poveri pigiamasks! Non riuscite a tollerare qualche ovettino fetido? Mimetizzarci è un buon piano, Geco. Però dobbiamo essere tutti e tre dentro alla Geco mobile. Dov'è? Da quella parte. Tra un attimo avrò tante altre uova pronte, pigia puzzolenti! Non so se posso tollerare ancora quella puzza. Romeo non la sente perché è dentro al suo laboratorio. E io vorrei essere dentro la Geco mobile. Andiamo, Geco, portaci al riparo. Ma non ci serve, perché... Geco, che cosa fai? Oh no, le uova marce di Romeo sono pronte! Mi è venuta un'idea! Cosa? E come fai a fermare le uova con quelle? Aspetta, porti il monopattino nuovo? Sì, ci tornerà utile. Ma è solo un normale monopattino. A che serve questo pulsante? Non lo so. Oh! Il mio monopattino è davvero grandioso! Wow! Attento! Volare richiede tanta pratica. Davvero? A me sembra facilissimo. Visto? È facile. Mi viene naturale. Ops. Ok, ma fa molta attenzione. Al gufaliante! Certo, voi due prendete il gufaliante, ma seguite me. Potreste imparare qualcosa dalla mia abilità di volo. Sì! Yuppie! Ti faccio vedere io chi sa volare. Forte! Oh! Sì! Ma noi non dovremmo cercare quella mongolfiera? Per tutti i baffi felini! Dove sta andando? Vista gufetta! Guarda, c'è Lunetta! Per tutti i rettili io andrò sempre a piedi d'ora in poi. Hai visto come volavo bene? Tienimi d'occhio, guffetta, così impari le mie acrobazie. Cosa? Ma se stavi per cadere? Sì, sono grande a bordo di questa meraviglia. Il fatto che so volare ci aiuterà. Tu voli? Non dimentichi qualcun altro che sa volare. Andiamo, ragazzi. Volando potete entrambi aiutare la squadra. Falene nelle vicinanze significa che c'è Lunetta. Ma è proprio qui fuori. Dovrei avvisare gli altri. Però se la seguo posso scoprire che stanno tramando. Sì, questa è l'idea migliore. Ehi! Devo seguire quella farfallina e mi porterà dritto da Lunetta. Aspettami, farfallina! Sarà anche il primo numero, ma è di una noia mortale. Geco ti sta seguendo, quindi è fuori dal quartier generale. Tutte le altre falene stanno cercando di aprire la porta. Ora che Geco è uscito dalla base, il mio piano sta funzionando. Presto la base dei super pigiamini sarà mia! Tutta mia! Eccola là! Tanto non mi prendi! Dov'è finita la falena? Lo sapevo, c'è bisogno di me. Super Geco mimetismo. Cosa? Vento da super gufetta! Ok, Lunetta, restituisci il primo numero della bella saetta. Ha 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 ha!
Aspettami, padrone! Andiamo, dobbiamo seguirlo! Forza, provate a prendermi adesso, Super Pigiapetti! Reggetevi forte! Super Pigiapesti! Ah! Arrenditi, Romeo! Non puoi sfuggirci! Invece ti sbagli! Il laboratorio ha una nuova configurazione! Il laboratorio ora salta? È una sorpresa questa, non è vero? E ho sempre amato le fughe a sorpresa! Ora come facciamo a fermarlo? La mia giacomobile non vola! Però resta attaccata ai muri, quindi possiamo seguirlo comunque. Ma certo! Ora vado! Oh! Lunetta? Lei che ci fa qui? Ho saputo da una falena di Romeo e del suo piano. Nessuno pasticcia con la mia luna! Attacco alla cieca! Siamo circondati! Non vedo niente! Portaci via da qui, Jaco! Per tutti i rettili! Non mollano! Possiamo dire addio al telescopio adesso! Oh. Ah! Magari non è stato colpito! Super gatto! Ehi! Dobbiamo proteggere Guffetta da quel raggio. È l'unica che non è stata centrata. Certo, a parte me, ma proteggiamola. Devierò il raggio con questo cartello. Ho le dita di burro! Dai, ti aiuto io. Per me sarà facile, non sono goffo. State tutti bene? Sì. Cosa? No! Sei imbranata anche tu, pennuta. Ora che il mio raggio ti ha presa con il gira-gira, camminare e volare in linea retta sarà impossibile! Non volo più in linea retta e non mi fermo! Questa è una vera catastrofe! Voi due ora siete super imbranati! Come facciamo a farvi tornare normali? Perché non vuoi ammettere di esserlo anche tu? Perché io non lo sono! Ho la grazia felina di un gatto! Ora siete tutti e tre maldestri! La pennuta, la sciocca lucertola e prima di tutti... il gattino! Vuoi dire che Gattoboy è stato il primo? Sì, ieri notte mentre stava dormendo e ora ho intenzione di rendere maldestro il mondo intero, così lo potrò comandare! Oh no! E voi non potete farci proprio niente! Ciao, Super Pigia Imbranati! Allora è vero, ti ha colpito! E anche prima di noi due! Sì, ma... Quel robot è stato costruito con i giochi del parco. Ecco che ne ha fatto. Il tuo vecchio robot ha deciso di costruire un nuovo robot. E perché mai doveva costruire un altro robot? Non lo so. Avrà perso una rotella perché non sta più a sentire quello che dico. Questo è pane per i denti del maestro Feng e di Kick McGee. Andiamo. Ma... per il magico potere del pugno del maestro Feng ti ordino di fermarti! A meno che tu non voglia provare il mio letale piede della giustizia! Jaco? Dovevo fare stretching prima. Devi restituirci subito tutti i giochi del parco! Negativo, questo robot è il mio nuovo migliore amico! Kick McGee sta scappando! Prendiamolo, maestro Feng! Ragazzi, fermi, rallentate! Io potrei volare sopra alle case e farvi da vedetta! Al maestro Feng e Kick McGee non serve una vedetta! Noi siamo maestri di arti marziali! Aia! Sì, e siamo pronti per ogni evenienza! Oh, scusa! Nessun problema! Ma e io che faccio? Jackie Guizzanti! Ha, ha, ha. Non ero
pronto per quello. No, neanch'io. Ma serve più di qualche bidone rotolante per fermare Kig McGee. Dove è andato il robot? Era diretto verso il parco. Ricevuto! Alla gatta mobile! Aia! Watatata! Attenti, super pigiapesti! Robottina è nuova! Devo ancora collaudarla bene! Oh! Oh oh! Ti senti bene? Guarda dove vai, babbeo! Che cosa mi hai detto? Niente! Ah, su, ora andiamo! Basta, Lunetta! Lascia stare quelle farfalle subito! Oh, cielo! Ecco le super pigiapesti che mi rovinano il divertimento! Falene, presto! Andiamo via! Strano. In genere non è così facile metterla in fuga. Andiamo! Ora potete rientrare! Cippy! Così le spaventi! Vado ad aspettarmi nel gufaliante! Cippy vuole solo un po' di attenzione! Questo vuol dire che Gufetta ti lascia ancora sola. Beh, sei stata brava con la fase 1 del mio piano. Credo tu sia pronta per la fase 2. Potere lunare! Voglio altri 2 mini cristalli di luna! Mettili nelle stanze di Gufetta e di Geco, così prenderò il controllo del quartier generale. Non deludermi, uccello! Casa dolce casa, farfalline belle! Sì! Che cos'ha, Cippy? È appena tornata da una grande missione. Dovrebbe essere felice. Non è questo che amano gli animali. Lei non ha ancora un nido. Non l'hai mai addestrata e probabilmente avrà fame. Ops! Beh, andiamo, Cippy. È l'ora della pappa. Noi riordiniamo la stanza di Gatto Boy. Lunetta! Alice Farfallanti! Devo dirla a Gatto Boy e Geco. No, no, Cippy. Resta qui e mangia. Io torno presto. Ho appena visto Lunetta sullo schermo che è al piano di sopra! È qui! Ok, dai! Aspetta, che cos'è? Oh, è un po' di cibo per Cippy! Sembrava che avesse tanta fame prima! Non dovresti darglielo! Lo farò, Geco! Ma ora dobbiamo occuparci di Lunetta! Non ti ha dato neanche da mangiare, vero? Forza, coraggio! Fa quello che ti ho detto! Io intanto terrò occupate quelle super pigiapesti! Incredibile! Catapulte per le palle appiccicose! Servono anche a noi! No, invece no, Gufetta! La nostra base è perfettamente attrezzata! Sì, Gufetta, prima o poi pensi di darci una mano? Beh, sì, io potrei... Ciao di nuovo, pigiare incitrulliti! Ammettetelo, il mio quartier generale non si batte! E adesso distruggerò il vostro! No, perché anche noi abbiamo lo scaglia palle appiccicose! Prendi questa! Ah, mancato! Più che una gufetta sei cieca come una talpa! Aspetta solo che prenda meglio la mira! Ehi, gufetta! Siamo nella stessa squadra! Eccoti qua, Geco! Adesso ti faccio fare un bel giretto! Resisti, Geco! Alice Farfallanti, la sua fortezza può anche girare adesso. Spero che vi sia piaciuto come ruota la mia base, Pijamasks. Ora state per provare un altro tipo di ruota! Mini Ninja, lanciate le ruote! Riempi il fossato di gomme, ma perché? Per fare un ponte! Avvicina la sua base per provare a distruggere la nostra! Questa puzza tremenda! La puzza del formaggio lo costringerà sicuramente a uscire dal museo. Lo spero proprio! Io non riesco a sopportarla nemmeno da...
su! Non ce la faccio, mi serve un po' d'aria! Romeo è all'esterno! Jack, no, aspetta! Questa volta ti prendo, Romeo! Cosa? Credo proprio di no! Il meteo di questa notte prevede... Puzza! Spray super iperpuzzone! Jack, va tutto bene? E ora è il momento della super super puzza! Jack, ogni problema può essere risolto. Ma correre dietro a Romeo non funziona. Sì, dobbiamo riuscire a tenerlo fuori dal museo, così possiamo entrare e prendere il mega cubo del male prima che lo completi. Ormai è troppo tardi, pigia puzzolenti. Ho già finito il mio mega cubo del male. Ta-da! Oh oh. Bene, io ho un piano. Romeo ha messo il telecomando nel suo zaino. Mentre io lo distraggo, voi gli strisciate dietro e lo prendete. Non male, ma con la mia idea prenderemo il telecomando grande. Voi lo distraete, io mi intrufolo dentro e glielo rubo. Forse è più sicura a modo mio. Fidati, ho visto Romeo usare i comandi della porta d'accesso prima. Potrebbe essere una trappola. Non preoccuparti, io sono il capo squadra, quindi comando io. Va bene. Romeo! Puoi aiutarmi, per favore? Che cosa c'è, pennuta? Per la torre. Che pali vanno infilate in queste basi? E quando dovrebbe essere alta? Oh, oh, un allarme! Aspetta, ho avuto un'idea. Super gatto velocità! Ops! Che sta succedendo? Cerchi di imbrogliarmi, vero? Bene, da adesso il tuo lavoro sarà più faticoso. No! Gatto Boy, sapevo che sarebbe accaduto! Oh, smetti di comandarmi, Romeo! Odio sentire i miei lavoranti lamentarsi, quindi ti toglierò il sonoro. Oh no! Molto meglio. Ora mettiti al lavoro. A doppia velocità. E ora la parabola. Bel lavoro, zampe di lucertola! E adesso, micetto, portami il nuovo rivoluzionario telecomando di Romeo! Per tutti i baffi felini! Grazie, gattino! Mi piaci molto di più in questo nuovo modo! Saltate, Super Pigia Festi! Molto divertente, ma dovreste saltare in alto tutti, non saltellare! Devo fare delle piccole modifiche! Gufetta, salta sul tetto e poi dal portello rubagli il telecomando. E tu, Jacko, salta sulla torre e distruggi la parabola satellitare. Serpenti sibilanti, sono loro i ladri. Chi immaginava che ai mini ninja piacesse l'arte? Bel lavoro, mini ninja! Presto tutta l'arte che c'è al mondo sarà sparita! Allora la sola arte che si vedrà sarà la mia! Ecco, ora ha più senso. Pensa che se sarà l'unico artista, sarà l'artista migliore. Ma noi lo fermeremo. Fermati, ninja della notte. Queste opere d'arte non sono tue e devi restituirle. Quel che gli serve è un assaggio della sua stessa medicina. Eh? Che cosa intendi fare, pennuta? Tu hai ricoperto la mia statua di sabbia. Adesso vediamo se piace a te. Alida super gufetta! Gufetta, smettila con la sabbia! Le loro maschere da ninja li riparano, ma noi non vediamo più nulla! Eh? Accidenti, che situazione imbarazzante per i super pigiamini! Ci vediamo, pigiapesti insabbiate! Gufetta, perché hai fatto questo? Vendicarti del ninja della notte non si fa! Già, proteggere le opere d'arte è quello che conta, ancor di più ora che sono sparite. Tranquilli, scoprirò dove sono con la super vista gufetta. Prendiamoli! Li vedo! Stanno rubando delle vernici! Rimetti tutto a posto, ninja della notte. Sappiamo che vuoi provare di essere un grande artista, ma rubare è una cosa sbagliata. Oh, per favore, come se tu potessi fermarmi. No, lo farò io. Ehi!
Gufeta, riparta dentro il resto della vernice. Noi ci occupiamo delle opere d'arte. Prima devo occuparmi del ninja della notte. Che cosa stai facendo? Metto la pittura nel serbatoio di Lancio. Lui ha rovinato la mia scultura e ora è il suo turno. No!